La tua presenza mi onora, cavaliere. Si sentono così tante storie sul tuo conto. Tu hai ucciso 3 degli eletti. Hai preso il loro cuore, macabro. È per questo che sei qui? Per uccidere l'ultimo guardiano della torre? Per strapparmi il cuore? Samael ti ha spiegato perché abbiamo versato il suo sangue corrotto? Perché il suo potere malefico pulsa nei nostri peti? Non è la torre ciò che gli eletti stanno proteggendo, cavaliere. Il nostro compito è impedire il ritorno di Samael ad ogni costo. Puoi uccidermi e tornare da Samael con il mio cuore, ma egli rappresenterebbe una minaccia di gran lunga più pericolosa di tutti gli eletti messi insieme. Non sono venuto a chiederti consiglio, Arachnide, o a sentire le tue storie. I miei piccoli danzeranno al ritmo delle tue grida! Stavo cominciando a temere che non saresti riuscito a mantenere i patti. Ora dammelo. Mi hai mentito riguardo agli eletti. Non hanno mai sorvegliato la torre. Che importanza! Il nostro patto non riguardava la storia antica. Io ti ho promesso la torre, e la torre avrai. A negarmi ciò che mi spetta di diritto. Con il mio potere ristabilito, ora sono proprio come un dio. Potrei succhiarti il midollo dalle ossa prima che tu m'attacchi. Potrei. Ma anch'io ho la mia etica quando tratto i miei affari. E questo, anche se non mi importa niente dell'equilibrio e della tua ridicola legge. Riconosco chi è in cerca di vendetta appena lo vedo. E la vendetta io la rispetto. E riguardo i dettagli delle mie dimissioni... ecco, io non approvo la compagnia che il mio signore frequenta. Perché vuoi sfidare il distruttore, Samael? Vai fino in fondo al tuo viaggio, cavaliere. Potrai capire tutto molto presto. Ti fidi di lui? In quale girone dell'inferno ci condurrà questo portale? Beh, certo, ci rivedremo.